Allora, sicuramente il nostro sindaco ha contato su di noi, la nostra presenza, no, sei donne nella lista, hanno dato quel valore aggiunto, no, quell'input a crederci veramente. Io ci ho creduto, ci hanno creduto anche gli altri, e devo dire che grazie al sostegno dei cittadini di Toritto, di tutti gli amici, siamo riusciti a far valere, no, il nostro coraggio, la nostra onestà, la nostra dignità, e noi rappresenteremo veramente con passione, con rispetto e con umiltà questo paese. Lascio la parola a Pina. Noi donne, sei donne, purtroppo non tutte rappresenteranno in maggioranza questo ruolo, però di certo la donna con la D maiuscola ci siamo, e faremo venire fuori anche un po' di carattere maschile, perché bisogna avere un po' coraggio, ma un bel coraggio per portare avanti, insomma, il ruolo e la responsabilità che già da ieri qualcuno cominciava a rammentarci. Mi raccomando, su di noi c'è una bella responsabilità e noi faremo di tutto, io personalmente anche, di non deludere tutti i cittadini che mi hanno reso fiducia. Toritto è una piccola comunità, non è il mio paese nativo, ma è un paese che mi ha adottato, e non avevo una grande conoscenza, una grande famiglia alle spalle che mi ha sostenuto, ma ci sono state persone che mi hanno conosciuto per strada, mi hanno fermato, e sono state loro a promettermi il voto. Io non l'ho chiesto a molte persone, ed è a loro che dico grazie, e non vi deluderò, questo è quello che posso promettervi, mi impegnerò a fondo anche con il vostro sostegno. Grazie. Io sono l'ultima eletta, la dodicesima, però per accordi buoni presi in precedenza io comunque ci sarò sul comune, farò valere i miei diritti, e soprattutto per la zona in cui abito, per dargli dignità alla 167. Comunque ringrazio chi ha creduto in me e chi mi ha... Quindi sono fuori dalle cariche, però anche io continuerò a stare con loro, parteciperò e cercherò di impegnarmi per quello che ho chiesto, quindi per i bambini, per i disabili. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e speriamo bene di farcela. Una parola: quando io dicevo che il fardello è pesante, mi riferivo anche al fatto delle donne che stanno intorno, che purtroppo sono veramente toste e dure, non come i maschi, con questo c'è da penare parecchio, e speriamo che il Signore non la mandi buona. Per la gente che ha realmente bisogno, ci impegneremo a fondo e daremo tutto noi stessi, insomma. Grazie a tutti.